La regione Toscana da lunedì 26 aprile ritorna in zona gialla. Deputazione generale della Fondazione Monte dei Paschi, la regione sceglie Paolo Chiappini. Emergenza Covid, parla Montomoli, il palio nel 2021 è un'utopia. Per lo sport il volley semifinale dei playoff, domenica la Emma Villas affronta Brescia in gara 2. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera ai nostri telespettatori e benvenuti all'appuntamento con le notizie di Siena TV. Da lunedì 26 aprile la Toscana ritorna in zona gialla. I bar e i ristoranti saranno aperti a pranzo e a cena, ma solo all'aperto. Riaperti anche i cinema e i teatri e ripartono anche gli sport di squadra di contatto all'aperto. Il servizio di Aldo Tani. E alla fine uscimmo a rivedere il giallo. Scomodare Dante e la commedia potrebbe essere fin troppo, ma la Toscana, che dopo 3 mesi riabbraccia la fascia di rischio minore, è comunque un evento. Il presidente Gianni lo aveva annunciato qualche giorno fa e questa volta, nonostante i detrattori che sui social lo accusano di chiamarsi la sventura, ci ha visto giusto. Così, da lunedì, il nostro territorio tornerà a respirare a pieni polmoni o quasi. Certo, serviranno ancora alcune settimane di rodaggio, ma rispetto al buio di questa prima parte dell'anno è oro colato. Perciò, ecco cosa si potrà fare partendo dall'argomento più spinoso, il coprifuoco. Per il momento l'orario di rientro è fissato sempre alle 22, ma le prossime settimane saranno decisive per un'eventuale modifica o addirittura l'annullamento di questo termine. Per quanto riguarda la ristorazione, bar e ristoranti saranno aperti a pranzo e cena, ma solo all'aperto e fino alle 22. Ogni tavolo potrà contenere al massimo 4 persone. Dal 1 giugno è prevista l'apertura anche al chiuso, però solo fino alle 18. Può esultare anche il settore della cultura, perché finalmente riaprono, sia al chiuso che all'aperto, cinema, teatri, sale concerti e locali. La capienza massima consentita sarà al 50%, con distanza di 1 metro e prenotazione obbligatoria. Riprende pure l'attività sportiva all'aperto di squadre di contatto, con il solo divieto di apertura degli spogliatoi. Dal 1 giugno, via libera a stadi e palazzetti, con capienza massima del 25%, e comunque non più di 500 persone al chiuso e 1000 all'aperto. Infine, dal 15 maggio, porte aperte nelle piscine e dal 1 giugno nelle palestre. Che la festa abbia inizio. Cambiamo argomento. È stato indetto per lunedì 3 maggio un consiglio comunale monografico per discutere della situazione economica della città, le proposte e le prospettive. Questo consiglio è stato annunciato in seguito a una mozione presentata dal consigliere Davide Ciacci e a un documento economico redatto da Confcommercio, Confesercenti e Siena Ideale. All'interno di questo documento viene posto l'accento su diversi temi, uno di questi riguarda i costi fissi per le imprese, come per esempio gli affitti e le imposte. Torniamo a parlare della Deputazione Generale della Fondazione Monte dei Paschi. Il nuovo rappresentante di nomina regionale sarà Paolo Chiappini. A indicarlo questa mattina è stata la Commissione Regionale dello Sviluppo Economico, in attesa che poi martedì il Consiglio ufficializzi il nominativo con un passaggio formale. Sentiamo Aldo Tani. Inutile girarci intorno. Il vero vincitore è Eugenio Giani. Le voci della vigilia che lo volevano in una posizione di debolezza si sono rivelate prive di forza, perché alla fine per la Deputazione Generale della Fondazione MPS la Regione ha nominato Paolo Chiappini. Il direttore di Fondazione Sistema Toscana, in tutto e per tutto uomo del governatore, ha giocato in realtà senza avversari. Secondo quanto trapelato da fonti vicine alla Commissione Sviluppo Economico, che questa mattina ha indicato il suo nominativo, le alternative non sarebbero mai state prese veramente in considerazione. Mauro Balani, ex assessore della Giunta Valentini, sarebbe stato poco più di un outsider, o quantomeno non un nome in grado di sostenere la cordata del PD che non voleva Chiappini. Troppo poco locale per opporsi alla volontà di Gianni e per ribaltare la situazione. E questo spiegherebbe la riunione informale convocata all'ultimo dal capogruppo Vincenzo Ceccarelli per evitare ulteriori spaccature. Un confronto che infatti non è servito a trovare la condivisione, ma a non replicare quanto accaduto 2 settimane fa. Commissione convocata e un nulla di fatto al termine della stessa.
Così, con i voti favorevoli di tutti i democratici e i contrari delle opposizioni, Chiappini, salvo fatto il passaggio scontato di martedì prossimo in Consiglio regionale, entrerà a metà maggio in deputazione. Potrà rappresentare un tassello importante nella partita per il prossimo presidente della Fondazione MPS. Il mandato di Carlo Rossi scade nell'aprile 2022, ma i nomi per succedergli già non mancano. La proroga dello stato di emergenza al 31 luglio ha tolto gli ultimi dubbi sulla possibilità di svolgere il palio del 2 luglio. Secondo il CEO di Vismederi, Emanuele Montomoli, è utopia pensare di effettuare il palio quest'anno. Sentiamolo nel servizio di Filippo Megliattini. È utopico pensare ad un palio nel 2021. Con queste parole Emanuele Montomoli, CEO di Vismederi, ha commentato la remota possibilità che a Siena venga celebrato il palio durante quest'anno. Lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 luglio e nonostante la campagna di vaccinazione stia lentamente entrando nel vivo, la pandemia è tutt'altro che superata. Come detto anche da Montomoli stesso, l'unica soluzione sarebbe quella di svolgere una carriera senza persone, ma quella corsa avrebbe ben poco a che fare con il palio. Assolutamente utopico, ma sono abbastanza certo che è utopico anche pensare al palio d'agosto o addirittura a un palio nel 2021, a meno che non venga completamente snaturata la natura del palio, cioè l'unica possibilità di fare il palio o un qualsiasi evento che coinvolge tante persone è quello di farla senza le persone e quindi si perde l'animo e lo spirito del palio. Quindi secondo me, a mio avviso, poi la saggia decisione del 2021 sarà quella di tenere ancora un anno sospeso il palio per poi speriamo poter ripartire con entusiasmo nel 2022. Per quanto riguarda la stagione turistica, secondo Montomoli non sarà del tutto compromessa. In linea anche con quanto successo la scorsa estate, è prevedibile un turismo diverso, più locale e con numeri ridotti rispetto agli anni pre-Covid. Sandra, la situazione di oggi, la situazione turistica non sarà completamente compromessa. È chiaro, sarà un turismo diverso da quello al quale eravamo abituati, vedere grandi flotte di americani e di giapponesi a Siena, per questo ancora è un po' presto, vedremo un turismo molto più locale, un turismo molto più, diciamo così, selezionato nei numeri, ci mancherebbe altro, selezionato nei numeri, non potremo vedere gli alberghi pieni come era prima, ma magari vedremo gli alberghi pieni per la metà, che è quello che poi dicono anche le linee guida. Ancora un altro stop al DDL Zan, arrivato pochi giorni fa e che in questo modo rimane fermo in Senato in attesa che si avvii una discussione tra i partiti. La sensazione, afferma Greta Santarelli, presidentessa del movimento pansessuale Arcigay di Siena, è che sia una mossa per affossare del tutto il disegno di legge. Sentiamo Teresa Scarcella. Il DDL Zan, disegno di legge contro l'omotransfobia, la misoginia e l'abilismo, rimane bloccato in Senato dopo il rinvio, l'ultimo di una lunga serie, di pochi giorni fa. Siamo di fronte a un rimbalzo politico, questo perché? Perché innanzitutto il presidente della Commissione Giustizia Ostellari ha un ruolo che dovrebbe essere appunto super partes, no? Quindi sarebbe auspicabile che si svestisse dalla casacca di partito, che appunto è quello della Lega, e nella sua veste concedesse, diciamo, quantomeno la calendarizzazione della legge. Il motivo sarebbe una presunta spaccatura tra la maggioranza, con cui in realtà si fa riferimento all'apertura di Italia Viva ad alcune modifiche del testo che di fatto rischiano di far fare un passo indietro al DDL, che così facendo tornerebbe alla Camera. Questa ha tutta l'impressione di essere una mossa per poi arrivare ad affossare in realtà la legge. Il disegno di legge in poche parole ingrandisce quella sfera di reati di odio già puniti dal nostro codice penale, aggiungendo alle discriminazioni per nazionalità, etnia o religione, quelle fondate sul genere, orientamento sessuale e identità di genere. Quindi ha tutto un impianto, diciamo sì, penale, ma ha anche un impianto educativo, è sicuramente una legge che rende questo paese più civile, è una legge che tutela i diritti di tutte le cittadine e di tutti i cittadini di questo paese e che va ad agire appunto su quelle persone che sono oggi vittime di violenza semplicemente perché amano, perché sono o perché sono portatrici di una disabilità.
Chi si oppone recrimina una libertà di pensiero che in realtà viene in ogni caso garantita dall'articolo 4 del disegno di legge, un articolo paracadute frutto del compromesso politico. Io credo che ci troviamo forse di più davanti a un problema di discussione politica. Io credo che la società civile sia pronta e sul piano dei diritti farne una questione di priorità è veramente vilmente. Si avvicina il 25 aprile, sarà una festa della liberazione con le restrizioni da Covid. Anche Siena domenica celebrerà il 76esimo anniversario della liberazione. I dettagli nel servizio di Simona Sassetti. Questa mattina mi sono alzato. Il 25 aprile non si vedranno sfilare i tradizionali cortei causa restrizioni anti-Covid, ma non mancheranno le celebrazioni per il giorno della liberazione. E questo è il fiore, ad esempio, è il titolo dell'iniziativa promossa da Arci Siena per celebrare il 70esimo anniversario per la liberazione dell'Italia. Circoli e associazioni affiliate all'Arci provinciale di Siena renderanno omaggio con un fiore ai luoghi significativi dedicati alla resistenza nei propri comuni. Ai nostri microfoni a parlarci di resistenza è stato Pietro Clemente, presentando il libro Storia della resistenza senese. Per tutta la vita, come studioso, mi sono occupato di memoria, sono un sostenitore del bisogno di memoria, del tramandare. Ora faccio parte della generazione di nonni e io ho ereditato una memoria della resistenza che non avevo vissuto. Diciamo che questa specie di catena della trasmissione è utilissima, perché i giovani possono in qualche modo trovarsi in presenza di testimonianze che loro interpreteranno nel modo che è proprio dell'attualità, ma che sono significative, perché ti racconti di giovanissimi che di fronte a una difficoltà, a un problema, a una storia che li buttava in mezzo alla guerra, alla partecipazione obbligata ad un mondo che non condividevano, hanno fatto delle scelte difficili, forti, e hanno contribuito a creare un nuovo mondo. Ecco, questo è il principio che la resistenza continua a trasmettere. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Cambiamo argomento. Cassa Depositi e Prestiti, attraverso il suo fondo dedicato alle start-up e alle PMI innovative, punta sulla tecnologia al servizio del potenziamento umano e investe su tre start-up, due delle quali sono Wert e Existo, nate da due brevetti del SIRS Lab dell'Università di Siena. Ce lo spiega meglio Domenico Pratichizzo, professore di robotica e coordinatore del SIRS Lab. Questo fondo si è unito ai finanziamenti, al supporto economico e tecnologico che la società Enovia di Milano ha fornito in realtà per creare, ha proprio fondato queste due realtà. WeArt le ha cofondate insieme a me, Guido Gioioso e Giovanni Spagnoletti, e poi ha fondato Existo, a partire da due brevetti che sono nati nel laboratorio SIRS Lab di robotica dell'Università di Siena, perché è stata proprio questa la chiave di svolta del nostro laboratorio. Noi a un certo punto, dal 2007, ci siamo resi conto che era importantissimo brevettare, perché se hai un'idea e la proteggi con un brevetto, allora crei le condizioni per cui aziende enormi, grandi, possano investire. Bene, da queste idee che sono poi diventate brevetti dell'Università di Siena, Enovia poi ha creato insieme a noi WeArt e ha creato Existo, che sono due realtà di cui abbiamo spesso parlato anche insieme, in particolare una legata alla comunicazione tattile con applicazione nel mondo della realtà virtuale, della realtà aumentata e anche nella telemedicina. L'altra realtà su cui ha investito Cassa Depositi e Prestiti tramite Enovia è l'idea del sesto dito robotico, che è quella che ci piace tanto raccontare, che aiuta le persone con un arto paretico che tramite un dito robotico riprendono la capacità di afferrare degli oggetti con la mano paretica grazie a un pollice robotico in più. C'è stato un passaggio culturale molto importante nel mio laboratorio, per cui le idee che hanno portato dei grandi successi a livello scientifico sono poi diventate anche, attraverso il brevetto, un ponte per il mondo imprenditoriale, che vuol dire creare lavoro, cioè trasferire le conoscenze sul mondo produttivo.
Voltiamo pagina, primo giorno di previsite alla clinica veterinaria del Ceppo. Tanti i fantini e i cavalli presenti e così si è in qualche modo tornati a respirare un po' di aria di palio, nonostante le poche persone presenti a causa delle limitazioni dovute al Covid. Per noi Veronica Costa. Una prima giornata con il sole alla clinica veterinaria Il Ceppo, molti cavalli presenti fin dalle prime ore del mattino alle 7.30 quando sono iniziate le previsite che si sono concluse intorno alle 19.30. Domani e domenica altre due giornate per concludere le previsite che poi porteranno alla lista dei cavalli molto probabilmente nella giornata di lunedì. E tra i fantini presenti oggi alla clinica veterinaria Il Ceppo anche Giovanni Azzelli. Ho portato Tristezza e Aurus. Tristezza è una cavalla esperta che può fare subito il tutto. Aurus è un cavallo nuovo che deve fare tutto il percorso. E stamattina Viso d'Angelo e Zio Rosas che hanno fatto le prove di notte l'anno scorso, 2 anni fa. Voglio pensare positivo, che qualcosa di buono si può fare. Io la penso così. Non voglio partire come dici te, non si fa sicuro. Noi ci prepariamo per farlo. Dai, si vive bene, intanto si parte con la previsita. Qualche addestramento c'è, si vede un po' di luce e speriamo che tra vaccini e tutta la situazione al più presto si torna alla normalità e ci fanno fare il palio e tutto quello che vogliamo. Arriva al termine la campagna di tamponi organizzati dal comune di Monteriggioni nei plessi scolastici. Questa mattina l'iniziativa ha fatto tappa alla scuola elementare Gianni Rodari di Castellina Scalo. Sentiamo Filippo Tecce. Un giro di tamponi rapidi, uno screening a studenti e personale scolastico nelle scuole di Monteriggioni che questa mattina ha fatto tappa alla elementare Gianni Rodari a Castellina Scalo. I tamponi sono gratuiti, l'adesione è su base volontaria. L'iniziativa vede la collaborazione di Comune, Vismederi, società di ricerca e servizi che opera nel campo delle scienze della vita e la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva dell'Università di Siena. Abbiamo deciso di offrire agli alunni ma anche al personale docente e non docente la possibilità di sottoporsi a uno screening preventivo. Con quale obiettivo? Con l'obiettivo di avere una fotografia precisa della situazione presente nei nostri plessi scolastici e di intercettare eventuali casi positivi asintomatici che diversamente rischierebbero di diffondere il contagio. L'obiettivo dello screening lo spiega il CSO di Vismederi, Emanuele Montomoli. Il sindaco di Monteriggioni è stato molto lungimirante da questo punto di vista e ha deciso di fare questo screening nelle scuole cercando di identificare gli eventuali bambini positivi asintomatici ma che potevano essere poi potevano generare insomma dei focolai di infezione nella scuola stessa tra gli insegnanti e tra gli altri alunni. E quindi ci ha chiesto collaborazione e noi abbiamo deciso di aderire in maniera importante subito. Negli screening fatti negli altri plessi scolastici di Monteriggioni non sono stati riscontrati casi positivi al Covid. Per il sindaco è principalmente una questione di sicurezza e tranquillità di studenti e genitori. Non solo nel dare sicurezza allo svolgimento della didattica in presenza, noi garantiamo anche la tranquillità dei genitori che naturalmente in una situazione come questa hanno sempre l'ansia di vedere i propri figli e anche se stessi, perché poi quando c'è un positivo questo coinvolge anche l'isolamento dell'intera famiglia oltre il rischio ovviamente del contagio. Il sindaco di Monteriggioni, Andrea Frosini, ha fatto il consuntivo della situazione del contagio nel comune. La circolazione del virus rallenta, ma si continui a prestare la massima attenzione, ha affermato. Sentiamo le sue parole. La situazione epidemiologica di Monteriggioni in quest'ultimo periodo ha registrato, per fortuna direi, perché non è la stessa cosa nei comuni come è noto vicini della Valdelsa, un rallentamento visibile del contagio, però rallentamento, non una cessazione. Quindi questo ci spinge a chiaramente a sperare che la situazione possa sempre migliorare e quanto prima, però dobbiamo avere la consapevolezza che comunque il numero dei positivi continua a crescere, seppur in maniera più rallentata, però continua a crescere. Questo ci deve spingere a non abbassare mai la guardia e, come ripeto sempre in ogni occasione,
a rispettare rigorosamente tutte quelle che sono le norme anticontagio. Il contagio qui da noi per il momento è rallentato. Naturalmente l'auspicio qual è? Perché credo che sia davvero l'unico modo per uscire definitivamente da questa situazione, che la campagna vaccinale possa davvero cominciare ad espletare i propri effetti. Quindi quanto prima avere la cosiddetta e famosa immunità di gregge, perché altrimenti non si riesce certamente a uscire da questa situazione. E non calano i contagi a Colle Valdelsa, che nella giornata di oggi ha fatto registrare 12 nuovi casi positivi al Covid. Meglio invece sotto il profilo della campagna vaccinale, con la prima dose a tutti gli over 80 che sarà terminata nei prossimi giorni. Sentiamo. Mentre il correre del virus a Colle di Valdelsa non accenna a placarsi, e questo spiega in parte la decisione di proseguire in DAD da lunedì a domani, dalla seconda media alle superiori, il sindaco Alessandro Donati esprime soddisfazione per la campagna vaccinale, che per gli over 80 è giunta agli sgoccioli per la prima dose. A preoccupare il sindaco, insomma, è l'andamento del contagio, che non ha avuto un sostanziale rallentamento, mentre tutte le prime somministrazioni agli ultra ottantenni, avverte Donati, saranno completate nel giro di pochi giorni. La campagna vaccinale qui nella nostra zona sappiamo che va benissimo, perché siamo i primi di tutta la ASL per numero di over 80, e quindi da questo punto di vista non c'è niente da non abbiamo niente da rimproverarsi, e dobbiamo appunto ringraziare i medici di famiglia che hanno svolto, l'ho detto già varie volte, ma è chiaro che questa è una cosa molto importante, hanno svolto il loro lavoro in maniera ottimale per dare a tutti i nostri over 80 la vaccinazione più rapida possibile. Dovrebbero concludere a giorni, quindi gli over 80. Sono partite poi le altre vaccinazioni per i fragili, che si devono prenotare, anche anche per gli under tra i 70 e gli 80, insomma per i soggetti tra i 70 e gli 80. Lì la difficoltà è quella di prenotarsi, ma non perché ci siano problemi a livello del sito oppure problemi a livello della regione. C'è difficoltà a prenotarsi perché chiaramente il numero dei vaccini è basso. A Chianciano Terme è risultato positivo un alunno della scuola Mencarelli, che frequenta la quarta elementare. La classe è stata messa in quarantena. I dettagli nel nostro servizio. A Chianciano Terme, provincia di Siena, un bambino che frequenta la scuola elementare Mencarelli è risultato positivo. La prassi ormai consueta è un alunno di quarta della scuola primaria, ex scuola elementare, e quindi ci rie automaticamente tutta quanta la classe in quarantena preventiva. E per sicurezza abbiamo deciso, siccome c'era anche una docente che non si sentiva bene, per sicurezza anche le docenti sono state collocate in quarantena preventiva. Tutto questo qui, ripeto, nella ormai consueta, chiamiamola normalità, perché può capitare, quindi per il momento ancora è tutto quanto sotto controllo, quindi ci sono, mi sembra, tre docenti in quarantena e una classe, sono pochi. Tra l'altro questa classe è una classe che è stata divisa in due all'inizio dell'anno per le aule, e quindi sono 12 bambini. Anche gli insegnanti, per scrupolo, sono stati messi in quarantena. L'ultima normativa della regione toscana è cambiata, quindi se gli insegnanti sono stati a distanza, hanno indossato mascherine FP2 che non viene fornita dalla scuola, possono anche non essere collocate in quarantena, ma la scelta nostra è stata questa qui, anche perché terminerà questa quarantena il 26 con tutti quanti i tamponi. Il film di Liam Neeson, Made in Italy, è finalmente uscito su Amazon Prime Video nel Regno Unito, ma non ancora in Italia. Grande attesa per questo film completamente girato in Val d'Orcia, che parla del difficile rapporto tra padre e figlio, che viene salvato anche dalla genuinità e dalla bellezza della campagna senese. Ce ne parla Lorenzo Agnelli.
Era atteso nell'agosto 2020, ma il Covid lo ha fatto slittare di qualche mese. Made in Italy, primo film del regista inglese James Darcy, girato nel maggio 2019 nella meravigliosa Val d'Orcia, patrimonio UNESCO, nella zona fra Montichiello e Montalcino. La stella del cast, l'attore nordirlandese Liam Neeson, indimenticabile protagonista di Schindler's List, interpreta un artista bohemien londinese che arriva in Toscana con Michael Richardson, figlio nel film e nella vita, per vendere la casa della sua ultima moglie. Il film è uscito a fine marzo in esclusiva su Amazon Prime Video in lingua inglese, ma non ancora disponibile in Italia. Ambientato in Val d'Orcia, il film mostra la coppia padre e figlio ricostruire il loro rapporto con l'aiuto delle bellezze naturali della regione, del cibo italiano e della simpatica gente del posto. In attesa di poterlo vedere anche sulle nostre TV in lingua originale o in lingua italiana, il tabloid britannico The Sun ha scritto che questa nuova commovente commedia di Liam Neeson vi farà sognare una fuga in questa splendida parte dell'Italia centrale. Una gran bella pubblicità, insomma, anche in vista dell'estate e della tanto sperata riapertura al turismo straniero, che tanto bene può fare alla Val d'Orcia. Apriamo la pagina sportiva. Il calcio: domenica il Siena giocherà in casa contro la San Giovannese. Il match di andata tra le due squadre venne viziato da un errore arbitrale e il 5 maggio il collegio di garanzia del CONI deciderà se omologare la vittoria del Siena oppure no. Sentiamo. Ci saranno soltanto due match del girone di Serie D questa domenica. Il Lornano Badesse sarà impegnato sul campo del Follonica Gavorrano. Il Siena affronterà la San Giovannese in casa. Il match di andata tra queste due squadre è ancora sotto la lente di ingrandimento della giustizia sportiva. Il Siena, in quel momento guidato da Stefano Argilli, uscì dal campo della San Giovannese con 3 punti in tasca, vincendo 2-1. Ma gli ultimi 30 secondi della partita vennero viziati da un errore arbitrale. Il direttore di gara ammonì Farkas per la seconda volta senza estrarre il rosso. Al fischio finale i dirigenti della San Giovannese fecero notare l'errore, che venne ammesso dall'arbitro. Inizialmente il risultato della partita venne annullato, poi in seguito al ricorso presentato dai bianconeri arrivò l'omologazione della vittoria. Il 5 maggio ci sarà un altro capitolo della vicenda, dato che la San Giovannese ha presentato il controricorso. Prima però verrà giocato il match di ritorno. Il Siena è reduce da 7 risultati utili consecutivi e sta recuperando punti sulle prime del girone. Per Gilardino ci sarà da sciogliere il nodo del 2002. Con Mignani squalificato, le soluzioni sono 3: Ilari dal primo minuto, oppure l'esordio di Pavlak o del portiere Marcocci. Sono 7 risultati utili consecutivi anche per la San Giovannese, che dopo un mese di febbraio negativo ha prepotentemente risalito la classifica. Adesso si trova a quota 39 punti, a ridosso della zona playoff. Chiudiamo con il volley. Allenamenti al Palaestra per la Ema Villa Sobei Siena in vista di gara 2 della serie delle semifinali playoff a Brescia contro la Gruppo Consoli Centrale del Latte. Il match verrà disputato domenica 25 aprile a partire dalle ore 18. I Lombardi hanno vinto al Palaestra gara 1 mercoledì dopo una gara lunghissima e molto combattuta. I dettagli nel servizio di Simona Sassetti. La Ema Villas si prepara a gara 2, obiettivo ribaltare il risultato contro l'ottima Spavalda Brescia. La serie delle semifinali si gioca al meglio delle 5 partite, per cui i bianco-blu hanno modo di rimediare al KO interno. Ieri abbiamo rivisto alcune cose a video e alcune cose da sistemare, abbiamo parlato tra di noi per capire cosa si può aggiustare. E oggi abbiamo fatto lavoro fisico, pomeriggio faremo un allenamento. Ovviamente lavorare, si può lavorare poco perché c'è poco tempo. Io penso più che altro recuperare un po' di energie, perché sono stati 5 set lunghi e poi c'è anche il viaggio, quindi arrivare bene fisicamente e poi star tranquilli, perché comunque diciamo che le cose le sappiamo fare, quindi se stiamo tranquilli e facciamo il nostro sicuramente faremo una grande partita. Ecco, arrivate il fattore campo a favore perché la prima partita era in casa, considerando l'assenza di pubblico si può parlare di fattore campo azzerato e anche in vista del risultato oppure no? Ma sì, è sempre un vantaggio giocare in casa, comunque hai i riferimenti del tuo palazzetto, però
ovviamente quest'anno vale molto meno rispetto agli altri anni. Poi anche una trasferta che non è poi così lunga, perché sono 4 ore di viaggio, quindi non ti pesa neanche così tanto, e secondo me sarà una serie che non sarà determinata molto dal fattore campo, anche perché i palazzetti sono abbastanza simili, quindi sono entrambi grandi palazzetti, più o meno i riferimenti, cioè non sono palazzetti che ti mettono in crisi, quindi sì, il fattore campo è importante, ma sarà lunga, secondo me, indifferentemente dal fattore campo. Ecco, potremmo riprendercelo noi domenica e far tornare tutto come prima. Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora, io vi lascio alle previsioni del tempo e subito dopo al nostro Giovanni Mazzini con la sua rubrica Contradaioli d'autore. Alle 21.30 invece torna Roberto Rosa con le sue storie da raccontare. A seguire la replica del nostro TG e alle 23.10 il secondo appuntamento della giornata con lo speciale delle previsite che si sono svolte, lo ricordiamo, quest'oggi e saranno anche domani e dopodomani alla clinica veterinaria del Ceppo. È veramente tutto, grazie a tutti voi per l'attenzione, un buon proseguimento di serata e un buon weekend.